io sono partito da qui. Iacentino è partito dai suoni delle percussioni, della batteria. Io a 4 anni ero affascinato dai suoni dei tamburi, della batteria, delle percussioni che ancora non si usavano, che poi sono venute man mano con il passare del tempo. E mi divertivo a suonare, ad accompagnare con una batteria che mi avevano regalato i miei genitori, una batteria a giocattolo, mi divertivo a passare giornate intere ad accompagnare i dischi dei cantanti napoletani, i valzer, eccetera, eccetera. Poi, pian piano, ho incominciato ad appassionarmi ancora di più al pianoforte ed è stato poi lo strumento che ho portato e che porto con me nel cuore, insomma, da una vita. Poi verso i 7-8 anni incominciavo a sbizzarrirmi anche a strimpellare suoni come il basso, come la chitarra, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi a un punto come in questa circostanza, che celebriamo appunto questo spettacolo in questo DVD, e mi sono circondato dei miei strumenti a cui ero particolarmente affezionato da quando ero piccolo, rendendo particolare e forse in maniera anche originale questo spettacolo. Difatti sono circondato dal suono del basso, sintetizzato dal suono del piano e della batteria elettronica. Per arrivare poi a fare che cosa? A creare uno spettacolo anche insieme ai miei musicisti, uno spettacolo che si chiama Raccontando Napoli. Facendo che cosa? Cercando appunto di omaggiare quelli che sono stati i miei grandi ispiratori, come Roberto Murolo e come Peppino Di Capri. Roberto Murlo, ancora quando non lo conoscevo, mi ha insegnato, tra virgolette, a scoprire le vecchie canzoni napoletane, quelle che forse erano ancora abituati ad ascoltare con grandi voci di grandi tenori, eccetera. E con Peppino Di Capri mi sono affezionato alla sua voce, cosa che ho portato poi con me nel cuore, anche questa cosa. Fino ad arrivare ad oggi, abbiamo cercato, io e il mio gruppo, chiaramente, di sperimentare degli arrangiamenti particolari, con delle sonorità anche particolari, a cercare di rendere personalizzate quanto più queste grandi melodie napoletane. E allora voglio dire, con questo DVD io ringrazio Roberto, grazie Peppino, e viva Raccontando Napoli. E adesso chiamerei sul palcoscenico, per iniziare la serata, il grandissimo maestro Iacentino. Se
festa, tutto su un balcone, ma così guaglia ora, tu non conosci femmina, ma se ancora fossi giovane, tu sei guagliona, la pizza gala, ma io non allora. Non facciamo piccerini. Tutta la verità. Calma mano, bocca mini. Buonasera. Grazie. Allora, io sono particolarmente emozionato questa sera perché ritorno in questa città grazie al nostro, dico nostro perché oramai lo reputiamo di nostra famiglia, Mimmo Pugliese, a cui veramente va un applauso.